hanno biografie preziose i 57 cittadini che oggi il Capo dello Stato ha nominato Cavalieri al Merito. Ci sono l'anestesista e il medico di Lodi che si sono prese cura del primo paziente infettato dal coronavirus, i tre medici padovani che volontariamente si sono recati in piena zona rossa per sostituire i colleghi di Voe Euganeo messi in quarantena, l'operatrice del 118 di Verona che ha soccorso un'anziana donna e le è stata accanto fino alla morte, i team di ricerca dell'Istituto Spallanzani di Roma, eccellenza della sanità pubblica, e i loro colleghi dell'Ospedale Sacco e dell'Università degli Studi di Milano. C'è un addetto alle pulizie, un farmacista, il preside che ha organizzato la raccolta di PC e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza. Ha spiegato Mattarella che i nuovi cavalieri vogliono simbolicamente rappresentare l'impegno corale di tutti nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali. Tra i 57 c'è anche un maresciallo dei carabinieri siciliano che ha devoluto in beneficenza l'intero stipendio mensile. È un caso limite, ma è emblematico del fenomeno registrato negli ultimi due mesi con l'impennata delle donazioni in campo sanitario e assistenziale. Ha donato qualcosa, secondo la Doxa, il 25% degli italiani e un altro 35% avrebbe intenzione di farlo. Ma la buona notizia ne nasconde una pessima, perché il restante 40% è purtroppo la quota degli indigenti, vecchi e nuovi, che di una qualche forma di sussidio ora ha bisogno per sopravvivere. Un altro risvolto, rilevato dalla Voce.info, è che la grande mobilitazione degli italiani ha penalizzato alcuni ambiti più tradizionali del terzo settore, come la cooperazione internazionale, dove le donazioni si sono dimezzate e in qualche caso si sono azzerate. La beneficenza è aumentata, continua a essere selettiva, ma adesso sono cambiate le priorità.